distrutta. Si è distrutta. È una cosa che hanno voluto vedere subito. Soprattutto l'asilo. Soprattutto l'asilo. Sono preoccupati, sì. Sono preoccupati. Ciao. Così ha detto Stefania Giannini, un piccolo abitante di Amatrice. Nel comune terremotato in cui la scuola ristrutturata solo nel 2012 è crollata, questa mattina è arrivata la ministra dell'istruzione. Accompagnata dal sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, la ministra ha incontrato anche i volontari dell'Associazione per l'infanzia del telefono azzurro e gli psicologi che lavorano sul campo. I bambini hanno fatto questa lettera indirizzata a lei e tutti i volontari e psicologi hanno raccolto questo desiderio da parte dei bambini. La prima speranza è... Presidente Caffo, sì. I bambini ci hanno consegnato questo desiderio da depositare, insomma, alle Giovanna. Sue mani e anche alla direttrice Giovanna Boda. Vorrebbero come prima costruzione la scuola certo. E una palestra, una scuola sì, che non crolli. È proprio la prima richiesta di certezza, di ritorno alla normalità certo. Che chiedono al paese e al ministro. I bambini, una città ricostruita senza bambini non avrebbe senso, quindi siamo qui accanto siamo a voi come sempre. Bene. Il paese laziale, in cui le scosse sono continuate anche questa notte, ha detto di averle sentite anche la ministra Rieti, vuole ripartire dalla scuola. La ministra ieri aveva assicurato che l'anno scolastico ricomincerà a metà settembre, nei MAP, moduli abitativi provvisori, in edifici alternativi, ma anche, se necessario e per periodi molto ristretti, in paesi confinanti o in tenso strutture. Stamattina nuovamente, stanotte l'abbiamo sentita, eravamo i bambini erano spaventati sì, per restituirgli certo. Certezze quotidiane tramite gli insegnanti che li rassicurano per noi è fondamentale. Questa è la parte fondamentale, quindi su quella partiamo anche subito. Lavoreremo.